Può un semplice sasso diventare qualcosa di più? Decisamente sì. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. È un po' che non ci vediamo, ragazzi, mi sono presa una settimana di pausa. Non per vacanza, ma per mancanza, sì, mancanza di salute. Sono stata malino e quindi non ho potuto fare video. Il mio solito mal di testa, e lo so. La mia testa è un macigno, ma io non mi arrendo e la abbellisco. Infatti nel nuovo video mi dedicherò alla stone paint, cioè l'arte di decorare le pietre. Quello che vedrete in questo video sarà questa, il modello base, diciamo così. Se questa tecnica vi piace, fatemelo sapere, perché vi faccio poi man mano andare avanti nella tecnica di immissione nei pallini e potremo passare anche a questa e via via forme sempre più articolate. Chi mi segue su Instagram le anteprime le ha già viste, chi non mi segue su Instagram perché no? E allora venite a cercare Arte per te su Instagram, pennello bianco su fondo rosso. Vi aspetto lì con le anteprime fotografiche di tutti i canali Arte per te, Due cuori una K e Ombretta. E se non siete iscritti neanche ai miei altri canali, cliccate qua sotto nell'info box, vi appariranno i link, andate e iscrivetevi perché vi aspetto un po' dappertutto. Ora basta parlare e andiamo le pietre a decorare. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a decorare in maniera stupenda le nostre pietre. Ed ecco l'occorrente per decorare delle bellissime pietre. Io ho preso queste pietre nel giardino di una mia cara amica in una giornata bellissima trascorsa insieme. Infatti vorrò farne una per me e una per lei, proprio ricordo di quella bella giornata. Voi potete anche acquistarle in qualunque negozio che venda cose per il giardinaggio, per intenderci, o se qualche amica amorevole ne ha qualcuna, o se nel vostro passaggio da un giardino ne trovate una, beh, forse se ne sottraete una può essere che non vi facciano la multa, ma non garantisco, quindi meglio sempre recuperarle in maniera giusta acquistandole. Colla vinilica e un pennello da poco conto. I colori che useremo saranno colori acrilici, eccoli qua, nelle tonalità che più preferite. Sicuramente ci occorrerà un nero. Poi vi ho detto già delle pietre, possono essere come queste grigie, ma anche a basi più chiare. Per rifinire il tutto potete rifinirle o con del Vernidas o con una vernice per acrilico o con una resina bicomponente, insomma quello che avete a disposizione per rendere bella lucida e protetta una superficie. Poi ci occorrerà dell'acqua, dei contenitori, un piatto di plastica e dei bulini per praticare un disegno che noi faremo oggi a pallini. Noi dipingeremo puntinando queste pietre. Allora, potete puntinarle o con dei bulini che vendono in tutti i negozi di belle arti o che ormai vengono chiamati anche dotter e servono per la manicure, quindi li trovate anche dai cinesi. Potete utilizzare anche dei semplicissimi cotton fioc per creare le palline, ma vengono un po' grosse. Potete usare il retro, il sederino delle penne, intingendolo nell'acrilico e passandolo, ma anche una Bic scarica, una penna scarica dalla parte della punta può servire a mo' di bulino. Uno stuzzicadenti, insomma, sbizzarrite la creatività per la strumentistica, perché non è necessario avere tutti gli strumenti per creare. Cominciamo subito. Come vedete, questa pietra qui in superficie è già lucida perché io l'ho preparata per non perdere tempo. La prima cosa, infatti, che bisogna fare è
lucidare, preparare il substrato ed appianare i vari fori che ha la pietra passando sopra un copioso strato di vinavil lì dove vogliamo dipingere. La vinavil fungerà da aggrappante per l'acrilico e da turapori per tutti gli eventuali appunto poretti che la pietra presenta, perché la pietra non ha una superficie liscia e vellutata, sempre una superficie abbastanza corrugata. Bene, questa vinavil andrà a tappare tutti i buchini, vedete che rimane più bianca in quelle fessurine, tutti i buchini che la pietra ha su di sé, creando una superficie per la pittura più liscia ed accogliente. Ok, stesa ben bene la vinavil, facciamola asciugare completamente fino a quando diventerà assolutamente trasparente. Prendo un po' del mio acrilico, lo verso in un bicchiere e comincio a creare le tonalità di colore con cui voglio dipingere la mia pietra. E divido la base in tanti bicchierini, cioè do una base unica che però voglio schiarire con un pochino di questo turchese bellissimo, perché mi piace e lo voglio inserire, e divido questa base unica in vari bicchieri, in uno ne metto poco, in uno un po' di più, in una molto di più e l'altro lo lascio più capiente. E vado a prendere il bianco. In quello dove ho messo poco blu metto una bella manciata copiosa di bianco. Voglio che diventi il tono in assoluto più chiaro. Poi ne prendo un po', perché è troppo per un solo colore, e lo metto con il successivo, creando un tono intermedio. Prendo un pochino di bianco e lo mischio con quello, con un po' più di colore e creo varie tonalità di blu. Verso un goccino d'acqua in ognuna delle preparazioni per renderle abbastanza fluide. Quindi i colori devono essere fluidi ma non liquidi, come uno yogurt per intenderci. Uno yogurt italiano, non uno yogurt greco. Prima però di passare il blu, prepariamo un goccio di nero e passiamolo sulla pietra nella parte che appunto vogliamo dipingere. Creerò una sorta di base circolare più tondeggiante possibile, compatibilmente con un lavoro a mano libera. Perfetto, lasciamo asciugare la nostra pietra. Ok, cominciamo a creare il punto di mezzo. Ora vediamo di avvicinarvi leggermente. Perfetto, e creo il punto di mezzo con un pallino. Io non ho un bulino abbastanza ampio, quindi userò il retro della spatolina che intingo nel colore più scuro e poggio delicatamente, ok, sulla mia pietrolina. Ovviamente subito dopo pulisco con un tovagliolo sporco con dell'acqua, se non devo fare più puntini così grossi. A questo punto ho definito il mio pseudocentro, che anche se non è al centro non importa, non vi fate alcun cruccio. Adesso prendo un colore più chiaro, lo intingo e comincio a creare una cornicetta tutto attorno che sia però ben fatta. Per farla bene conviene prendere i punti a croce, quindi inserirsi nel mezzo, nelle parti mediane della croce, in modo da avere, voilà, un andamento regolare. Successivamente ci si può inserire tra un pallino e un altro
per stringere le fila del cerchio. Questo è un lavoro solo di pazienza, dovete continuare quindi ad immettere delle palline tutto attorno, inserendovi con colori via via più scuri in mezzo a ciò che avete precedentemente fatto. Non vi spazientite perché sennò è finita. Unica cosa, cercate di mantenere i cerchietti sempre della stessa dimensione, quindi se vi accorgete di averne fatto qualcuno troppo piccolino, rimpinguatelo col giusto tono di colore. A questo punto giro il bulino, ne prendo uno di grandezza leggermente superiore al precedente e continuo l'immissione con dei toni leggermente più scuri. Visto che bello? E mano a mano crescete. Adesso è il momento di aumentare ancora di più la sfera del bulino e l'aumento con un colore intermedio tra i precedenti, questo qui, che non è né troppo scuro né troppo chiaro, per bilanciare un pochettino la cromia e non appesantire troppo il giro. Poi all'interno di questi più grossi metterò una punta di colore più scuro per armonizzare il tutto. Prendiamo un bulino ancora più grosso, intingiamo nel colore ancora più scuro e inseriamoci nel mezzo tra una palla e un'altra. Bulino ancora più grosso. Proseguite riempiendo tutto più o meno a fantasia. Arrivati a questo punto, lasciamo asciugare tutto ben bene un attimo. Arrivati a questo punto, dobbiamo fare quello che è un po' il lavoro di fino, cioè dobbiamo mettere con un bulino a punta molto sottile dei puntini in contrasto tra le righe che abbiamo dato. Cosa si intende per dei puntini in contrasto? Accanto ai pallini scuri metteremo dei micro puntini chiari. Dobbiamo un po' riempire il tutto. Accanto a questi chiari chiari non andremo a mettere il colore scuro, ma ne andremo a mettere uno intermedio. Questo potete farlo, signori, tranquillamente a gusto, cioè non c'è una regola per riempire, quindi a seconda del vostro gusto
stringete con pallini leggermente più piccoli le fila dei pallini grossi. Per esempio, io con il colore intermedio vado a rischiarare anche il centro dei pallini grossi e faccio la stessa cosa anche col centro dei pallini chiari, metto un tono di scuro. È arrivato il momento del bianco puro. Adesso col bianco puro tiro veramente fuori tutto il disegno. Compito del bianco in tutte le composizioni, anche queste puntiformi, è, a dispetto della sua tinta non colore, dare risalto a tutti i colori. Fermo perché mi stanno partendo gli occhi, vanno via per la tangente e soprattutto, se no, non finisco più e ho in mente di fare un altro video. Carina, vero? Adesso la faccio asciugare completamente, quindi do la verniciatura. Per quello aspetto voi. Ci vediamo dopo. Adesso prendiamo la resina e in questo caso a pennello la stendo su tutto. La stendo a pennello perché non voglio fare uno strato troppo copioso, quindi non voglio pasticciare la pietra, ma voglio semplicemente renderla così lucida. Perfetto, finito. Adesso aspettiamo 24 ore che la resina si indurisca e la nostra pietra sarà bella e pronta per essere esposta tra le belle cose di casa. Ora faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Che bella tecnica, rilassantissima, l'effetto è davvero strepitoso, super lucido. Io per decorarle ho usato per questa la resina, per questa che se vi andrà di vedere in un prossimo video, basta che mi lasciate scritto qui giù tra i commenti che volete vedere il video, per questa qui ho usato il Vernidas. Diciamo che l'effetto è equivalente, con la differenza che il Vernidas è molto più semplice da trovare e da usare, si asciuga molto più rapidamente. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, spallinatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto rimanete in contatto con Arte per Te e tutti i suoi social. Io vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Una meravigliosa estate a tutti! Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima volta!